Allora, sono appena uscito da meditazione, da visualizzazione creativa. Sono ancora un po' stordito, però sto vedendo che veramente, anche se è solo un'ora alla settimana, mi serve tantissimo. Allora, a parte questo, mi sono ripromesso di iniziare questo video intanto ringraziando tutti quelli che fino ad ora hanno visualizzato i miei video, si sono iscritti al canale, perché comunque non è scontato, per me non è scontato, non lo è mai stato. Il canale è nato da una mia necessità di utilizzarlo come diario di crescita, quindi vedere pian piano, col passare del tempo, dei mesi, degli anni, vedere indietro la mia crescita personale, com'ero, e rendermi conto con un metodo aggiuntivo dei passi che stavo facendo. Anche perché ci sono dei momenti nella vita in cui pensi di non riuscire a fare nulla, di non andare avanti, di non aver realizzato nulla. Così facendo, comunque, ho un diario di bordo che ha due funzioni: questa che vi ho appena detto, e l'altra ancora più importante, ovvero cercare di ridare indietro qualcosa di quello che io apprendo. E anche se spesso, in quanto inesperto, in quanto comunque ho iniziato da poco questo serio percorso di crescita su me stesso, comunque cerco di dare indietro dei concetti, di cercare di spiegarli anche a voi. Quindi mi scuso se tante volte magari faccio dei giri di parole lunghissimi per esporre un concetto. Non è facile stare davanti a, diciamo, a una videocamera, però pian piano comunque ci si allena anche in quello. Quindi vi ringrazio tutti. Non pensavo, ho visto oggi che siamo arrivati a 50 iscritti sul canale, magari per chi ha migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia, milioni di followers, questo sarà un risultato ridicolo, ma come vi ho detto non era il mio intento creare un canale con milioni di view, perché comunque, come vedete, i miei video non presentano gag scherzose o cose particolari, ma semplicemente quello che io faccio per la mia crescita personale e che penso tante persone troverebbero utile, magari poter fare le stesse cose su se stessi per trarne giovamento. Detto questo, domani mattina, mattinata in Piemonte, prima a Cuneo, poi probabilmente ad Asti, per far valutare la macchina, in quanto non ho fretta di venderla. Però è anche vero che quando io bene o male mi metto in testa una cosa, cerco di portarla a termine, certo con la testa, quindi cercando di fare i passi giusti, però cerco di tenere sempre un passo dietro l'altro per tenermi in azione, perché mi adagio facilmente sugli allori. E anche se durante quest'anno comunque anche i miei ritmi di azione stanno migliorando, comunque anche quella è una cosa su cui devo lavorarci ancora sopra. Quindi non devo adagiarmi mai, devo darmi sempre un obiettivo successivo. E andrò prima a Cuneo, dove ho acquistato la macchina, e poi ad Asti, perché c'è uno dei tanti uffici di una nuova azienda che magari conoscete anche. Noi compriamo auto, non so se l'avete mai sentita, e che comunque l'ha valutata parecchio bene, ecco, diciamo così. Poi domenica forse volevamo andare con Paola a vedere un posto particolare che da noi nella zona hanno visto praticamente tutti tranne noi, e la prossima settimana sarà anche una bella bella impegnativa. Ora a casa velocemente, metto a posto due cose, mi rilasso, mi aggiorno un attimino su alcuni aspetti. Volevo leggermi qualcosa riguardante comunque gli investimenti immobiliari, giusto per arrivare poi a febbraio al corso che ho acquistato, un pochettino più, come dire, che mastico un pochettino di più termini e concetti, in modo tale da ingoiarlo più facilmente e assimilarlo in maniera più efficace. A domani.